Domani alle 11 all'interno del sito dell'ex pastificio Amato a Mercatello avrà luogo un incontro con la stampa al fine di illustrare le iniziative promozionali intraprese in merito al progetto di riqualificazione del vecchio opificio. Accanto alle tradizionali forme di comunicazione è allo studio la realizzazione di un website che in tempo reale consentirà di verificare lo stato di attuazione dei lavori attraverso webcam posizionate sul cantiere. All'incontro interverrà il direttore generale del gruppo Amato, Giuseppe Amato. Incontro stamani a Mercatello col gruppo Amato per illustrare il progetto di riqualificazione del vecchio pastificio. Giuseppe Amato, direttore generale dell'Amato Pastificio, descriva la bellezza di questo nuovo progetto. È un progetto che tende a riqualificare questa zona di Salerno attraverso la realizzazione di unità abitative e unità commerciali. Queste contorneranno un parco di circa 15.000 metri quadri, nel quale sono previsti tutta una serie di servizi per rendere alta la qualità della vita di chi deciderà di abitare in questo quartiere. Per la città di Salerno è un'ottima prospettiva economica, in particolare in questo quartiere. Sicuramente noi riteniamo attraverso questa iniziativa di poter contribuire e quindi dare un impulso a un'economia che sul territorio chiaramente risente delle difficoltà globali. Il contributo grazie anche ad un grandissimo architetto. Sì, questa scelta fortemente voluta dalla mia famiglia è una scelta che è stata fatta con il cuore, oltre che con un'attenzione alla vivibilità che volevamo dare al progetto finale. Noi siamo innamorati di questo territorio e proprio in questi luoghi si è svolta la maggior parte della nostra storia. Quindi, così come all'epoca è stata funzionale allo sviluppo della città l'attività imprenditoriale di trasformazione che noi svolgevamo in questo sito, immaginiamo che altrettanto lo possa essere in futuro questa iniziativa. Stamattina si apre la vendita su carta degli immobili di questo nuovo complesso. Sì, da oggi sarà possibile fissare l'acquisto di un 30% dell'intero complesso. Immaginiamo che tutte le persone che con pazienza nell'iter amministrativo ci hanno seguito possano con questa modalità conoscere meglio il progetto e, se interessati, insomma, immaginare di risolvere un problema come quello della casa. Incontro stamani a Mercatello con il gruppo Amato per illustrare il progetto di riqualificazione del vecchio pastificio. C'è un'intervista. Giuseppe Amato, direttore generale dell'Amato Pastificio, descriva la bellezza di questo nuovo progetto. È un progetto che tende a riqualificare questa zona di Salerno attraverso la realizzazione di unità abitative e unità commerciali. Queste contorneranno un parco di circa 15.000 metri quadri, nel quale sono previsti tutta una serie di servizi per rendere alta la qualità della vita di chi deciderà di abitare in questo quartiere. Per la città di Salerno è un'ottima prospettiva economica, in particolare in questo quartiere. Sicuramente noi riteniamo attraverso questa iniziativa di poter contribuire e quindi dare un impulso a un'economia che sul territorio chiaramente risente delle difficoltà globali. Il contributo grazie anche ad un grandissimo architetto. Sì, questa scelta fortemente voluta dalla mia famiglia è una scelta che è stata fatta con il cuore, oltre che con un'attenzione alla vivibilità che volevamo dare al progetto finale. Noi siamo innamorati di questo territorio e proprio in questi luoghi si è svolta la maggior parte della nostra storia. Quindi, così come all'epoca è stata funzionale allo sviluppo della città l'attività imprenditoriale di trasformazione che noi svolgevamo in questo sito, immaginiamo che altrettanto lo possa essere in futuro questa iniziativa. Stamattina si apre la vendita su carta degli immobili di questo nuovo complesso.
Sì, da oggi sarà possibile fissare l'acquisto di un 30% dell'intero complesso. Immaginiamo che tutte le persone che con pazienza nell'iter amministrativo ci hanno seguito possano con questa modalità conoscere meglio il progetto e, se interessati, insomma, immaginare di risolvere un problema come quello della casa.